Tutti i colleghi, io avevo bisogno di scusarmi con voi per il ritardo, ma cari colleghi, avete ormai chiaro che in questa città, in questa amministrazione, qualcuno lavora per i cittadini, qualcun altro opera soltanto per far deragliare il futuro di questa città, le azioni che servono a questa città. E sono lieto, scusatemi se probabilmente poco rituale, mi sono anche col segretario, ma sapete che non intervengo mai con delle comunicazioni, insomma, l'uso del sindaco, di darvi la notizia che abbiamo chiuso dopo 4 ore di tavolo tecnico di progetti per il nuovo Palacciardi, di Atletica Indoor, e per il nuovo Stadio Iacovone. Tutte le gare dei prossimi 2 anni del tanto calcio. Mentre qualcuno fa le passeggiate in provincia, in campagna elettorale, peccato che ancora non si vota, è andata male dal notaio, noi stiamo portando a casa i risultati per i cittadini, per i tifosi, ecco perché il ritardo di cui di nuovo mi scuso. E voglio ringraziarvi prima di aprire la seduta e il voto, rimettendomi alle valutazioni che per prerogativa aspettano al Consiglio rispetto alla definizione dei ruoli delle commissioni. Intanto mi sorprende non vedere qui il Presidente del Consiglio, quindi evidentemente qualcosa nella terzietà, dopo il notaio che è un fatto politico, si sta inclinando, e io sollevo una riflessione poi in seno al Consiglio Comunale rispetto a questa vicenda che mi sembra paradossale. Non ho mai visto un Presidente del Consiglio lasciare sguarnito un Consiglio Comunale, se non a pena di mancare di terzietà, visto che non l'ha lasciato quando si votava per la sfiducia al sindaco. Vorrei capire la differenza, ma questo lo lascio riflettere a voi. E vorrei chiedervi dove sono quei partiti che gridano tutti i giorni contro il sindaco e l'amministrazione sui giochi del Mediterraneo. Dove erano quando servivano i fondi? Dove erano quando bisognava, come oggi, chiudere il progetto dello Stadio Iacovone, salvo andare su Facebook ad aizzare i tifosi, a prenderli in giro insieme, devo dire, a qualche altro dirigente sportivo locale che forse potrebbe raccontare una storia diversa in queste giornate? Dove sono quei partiti, no, che chiedevano di fare certe cose per questa città? Ecco, quando ci si assenta dall'aula e si fanno cadere i provvedimenti, si ostacola la vita di un'amministrazione, non si fa dispetto ai Lucci, si interferisce con le 4 ore di riunione per chiudere lo Stadio Iacovone a migliaia di tutti i cittadini. Si devono vergognare, perché se pensano che questa è la politica che possono portare avanti, andassero a fare a Bari, dove di questioni morali e di questo tipo di politica possono raccontare tutti i migliori della nostra. Grazie.